Montale passa ora all'incontro con Dylan Thomas, il poeta inglese morto in giovane età nel 1953. Venne a trovarmi, ma non venne perché fosse portato da grande amicizia e ammirazione per me, venne condotto dal suo traduttore Luigi Berti, che voleva farmi conoscere un poeta italiano. Lui però fu colpito da un'intuitiva, istantanea e intuitiva proprio, antipatia per me. Quindi giunto in casa mia, qualche minuto prima di me, o non so, comunque non lo ricevetti io nel momento in cui entrò in casa mia. E lui corse in una camera dove c'era un armadio e si chiuse dentro l'armadio e si rifiutava di uscirne finché io fossi uscito dalla mia casa. Finalmente fu tratto fuori dall'armadio e potrei parlargli un po' con qualche parola. Era naturalmente molto ubriaco. Poi l'ho trovato in una specie di gargotto a Oxford dopo 2 o 3 anni. E ricordava vagamente il nostro incontro, però era talmente ubriaco anche quella volta che non ho scambiato alcuna parola con lui. Va bene.